Nella splendida cornice del Polo Civico Diocesano di Santa Chiara, sul Mona, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del premio Sulmona Rassegna Internazionale di Arte Contemporanea. Alla manifestazione organizzata dal Circolo d'Arte e Cultura Il Quadrivio partecipano ben 170 artisti italiani e stranieri, con alcuni esordienti che hanno avanzato apposita domanda attraverso i mezzi di comunicazione sociale approntati per l'occasione. Manifestazione eccellente, ottima l'organizzazione, ottima la conduzione per opera della giornalista Chiara Buccini e del presidente del Quadrivio, professor Raffaele Giannantonio. Non si è perso tempo, tutto è andato alla perfezione, con piena soddisfazione di tutti, in particolare ovviamente per gli organizzatori. Un successo dunque. Signor Sindaco, allora ancora una volta questo premio va avanti nonostante le difficoltà, nonostante la pandemia. Siamo alla 49ª edizione. Soddisfazione per lei, che è un cittadino di Sulmona. Soddisfazione per me e soddisfazione per l'intera comunità cittadina, perché come diceva lei, siamo quasi alle soglie del mezzo secolo di vita e devo dire che in questi anni, in questi decenni, il Premio Sulmona si è caratterizzato come una delle manifestazioni più importanti delle tante prestigiose manifestazioni culturali della nostra città. 49 edizioni sono la dimostrazione tangibile di un premio che si è affermato nel corso degli anni, che è stato promosso all'epoca da cittadini benemeriti quali Angelo Scalzitti, Olindo Pelino, Gaetano Ricordiamo Pallozzi, Pallozzi, Gaetano Pallozzi, che è stato per decenni l'animatore del premio ed è il premio deve tanto a Gaetano proprio per la competenza di un artista di affermato e di consolidata fama quale è stato Gaetano. Da un po' di anni è stato demandato nella sua continuità al professor Giannantonio e a un gruppo di suoi preziosi e validissimi collaboratori e devo dire che è sempre all'altezza della tradizione. Io sono certo che anche l'edizione del cinquantennale sarà all'altezza delle grandi tradizioni del premio e delle grandi tradizioni culturali della nostra città. Dottoressa Maria Assunta Rossi, presidente della BCC di Prato alla Peligna. È una festa importante per la cultura e per la pittura, ma anche per l'arte in generale. Lei è d'accordo? Sono d'accordissimo, tant'è che al mio intervento ho detto che sono onorata e felice di aver partecipato e di essere invitata per poter salutare tutti. La BCC di Prato alla Peligna è ben lieta di essere presente sempre in ogni iniziativa che poi possa portare dei benefici alla collettività. Avete anche dato un piccolo contributo, un piccolo grande contributo, non lo so, non lo Un diciamo, però è contributo importante. è importante, ripeto, lo facciamo con tutti perché tutti questi eventi fanno bene al nostro territorio. Io ho detto a Sulmona, ma mi piace anche dire al territorio Peligno. Ne abbiamo bisogno perché nonostante tutto riusciamo sempre ad andare avanti, quindi la BCC, che è l'unica banca locale del territorio, deve essere vicina a queste iniziative. Onorevole Stefania Pezzopane, lei è stata invitata, è presente, questo ci fa piacere. Un suo giudizio su questo premio? Seguo il premio da molti anni, nelle diverse vesti che ho ricoperto, ho sempre sostenuto questa iniziativa che dà un grande prestigio a Sulmona e all'Abruzzo. Il presidente Raffaele Giannantonio ha dato un impulso innovativo e si sente, e naturalmente sempre nel ricordo del mai dimenticato Pallozzi. Ho frequentato molte mostre ed eventi in questi anni e devo dire e confermare che questo di Sulmona è veramente di grandissima qualità e di grandissimo livello, quindi bisogna insistere, rafforzarlo perché porta avanti il nome di Sulmona e dell'Abruzzo in nome dell'arte. Gli artisti sono di grandissima qualità. E la giuria è di grandissima qualità, è una bellissima cosa che Sulmona deve tenere stretta ed aiutare gli organizzativi a rilanciarla ancora di più. Antonietta Laporta, consigliere regionale, un suo giudizio su questo premio e il valore di questo premio per Sulmona? Il premio Sulmona è un premio in costante crescita perché se lo merita, perché è un premio strutturato, un premio nel quale tutti sono coinvolti in maniera interessata e quindi questo lo fa crescere sempre di più.
A dire il vero, ci è sembrato che il vero protagonista del pomeriggio culturale sia stato il pubblico. Un pubblico ben qualificato, competente, pronto ad applaudire, ma attento alle varie fasi della manifestazione. Un pubblico costituito da artisti, esponenti delle istituzioni, delle forze armate, del settore economico e culturale, ma anche di semplici cittadini appassionati di arte. Come sempre, si legge in una nota, l'apporto dei selezionatori e giurati è stato fondamentale, grazie all'esperienza e fama dei componenti Vittorio Sgarbi, Carlo Fabrizio Carli, Roberto Di Giampaolo, Raffaele Giannantonio, Marcello Lucci, Lucio Trombadori, Maurizio Bitiello, Cosimo Savastano. Abbiamo colto l'occasione per intervistare alcuni artisti presenti e partecipanti al premio. Il dottor Maurizio Bitiello, critico d'arte e selezionatore, ci ha presentato alcuni artisti. Ascoltiamoli. Ci sono delle persone che ci vuoi presentare. Presentami. Gaetano Carissimo, ti ringrazio dell'esordio di questa intervista, perché mi fa sempre piacere venire qui a salutarti e rivedere Sulmona. Con me qui c'è Carmine Elefante, che è un ingegnere, però soprattutto un artista, un pittore, che presenta questo lavoro qua. Ecco, possiamo la telecamera? Sì, velocemente. Un'opera materica sull'energia e quindi sul colore, sulla forza della nostra interiorità. Sono delle composizioni fortemente musicali e quindi è possibile anche digitalizzarle e ottenere praticamente una visione sonora dell'immagine. Sintesi materica, con un approfondito studio del materiale, in questo caso la cartapesta, inserimenti di oro e altri materiali. La mia opera dal titolo Il Sacro Rombo è un'opera che sviluppa praticamente un simbolo esoterico, il rombo, e quindi la fusione del rombo, due triangoli perfetti che uniti insomma creano il rombo e dà vita insomma all'uomo e la donna. E diciamo che è stato sviluppato con tecnica mista, cartapesta, malta e pomice, e poi con acrilico. Lavoro più che altro sul geometrico, quasi sempre sulla pittura, e adesso sto sperimentando la scultura, sarebbe la geometria in 3D in poche parole, e questo è acciaio cotto a fuoco con polimeri, si chiama Geometric Games, i giochi geometrici, e questo partecipo quest'anno con questo. Lavoro in genere con tecnica mista e matite, anche in questo, però in questo caso è la tecnica che ho utilizzato in mista e rappresenta praticamente la vita di sogno, che non è vita da sogno, ma è come se praticamente rappresentasse un incubo dei nostri momenti di vita. La partenza è il paesaggio, io sono prevalentemente paesaggista, però un paesaggio mentale. Parto dai collage. Cioè come dalla sua mente viene fuori il... Sì, sì, non è un paesaggio realistico. Prima parto con i collage, piccoli collage, dai quali vado sulla tela, colori a olio. Questa è una delle ultime opere delle... Quest'anno? 2022. Questo è titolo e questo albero porta il mio nome. Ah. Così come immagini che anche siamo attaccati con natura, non siamo separati. Io dipingo con la macchina fotografica, nel senso che faccio fotografie fine art, non di documentazione o di paesaggio, di matrimoni, roba del genere, ma vado con la macchina fotografica a cogliere delle prospettive architettoniche o dei particolari che estraggo dalla realtà e diventano come dei quadri di astrazione geometrica o dei quadri di astrazione informale, oppure, come nel caso dell'opera scelta per questo premio, delle foto che diventano paesaggi surrealisti. Il premio Sulmona ha mostrato le caratteristiche del rinnovamento nella continuità, in quanto accanto ai premi tradizionali di arte sono rinvigoriti quelli dedicati alla cultura e alla critica dell'arte, organizzati in collaborazione con Rotary Club di Sulmona. Altrettanto importante il Premio Nazionale di Giornalismo, che vede in qualità di presidente della giuria il vice direttore dell'approfondimento informativo della RAI, nonché consigliere dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Paolo Corsini. Sostenuti forti applausi alla giovane soprano Chiara Tarquini, che ha impreziosito con la sua splendida voce alcuni intervalli della serata.
Chiara ha anche esordito con l'inno degli italiani, col quale si è aperta la manifestazione. Ascoltiamo Chiara. Questa sera ha ricevuto più applausi di tutti, questa è la verità, io me ne sono accorto, anche di applausi più di quello di Raffaele. Lei è più importante di Raffaele per la voce sua, naturalmente. Non me ne voglia il professor Gian Antonio, che è l'assoluto protagonista e creatore di questa splendida iniziativa, però è chiaro che la voce, quando si canta, soprattutto dei brani, delle arie d'opera che sono state apprezzate dal pubblico, prendono applausi, ma questo, insomma, non me ne voglia il professore. Per quanto riguarda il premio Sulmona, sono sempre molto felice di partecipare a questa iniziativa, giunta alla sua 49esima edizione, una fase quasi di passaggio verso il cinquantenario, il grande anniversario del prossimo, mezzo secolo. Esatto, mezzo secolo del premio Sulmona, e da parte mia sono già diversi anni che torno. Ecco, lei partecipa a questo premio, è una parte anche lei di questo premio, è una figura importante in questo premio, straordinario. Grazie, io in realtà mi ritengo sempre un'invitata speciale, non do nulla per scontato, ogni anno può essere organizzativamente diverso dall'altro, quindi fin quando il professor Gian Antonio avrà il piacere di invitarmi io darò sempre la mia disponibilità, lavoro permettendo, perché come, insomma, come ben noto faccio anche altri lavori. Girando un po' per l'Europa. Sì, 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 per i concerti e anche per il mio lavoro di base, che è un altro. Perché anche medico, tra l'altro. Questo lo sappiamo e ci fa piacere. Sì. Ha giurato qualche giorno fa, mi pare. Stamattina sto arrivando dall'Aquila, dove c'è stato il giuramento all'Ordine dei Medici. Apro questa parentesi, infatti emozioni di questa mattina sono state particolarmente intense, perché questa cerimonia l'attendevo da 2 anni, è stata rinviata causa chiaramente Covid, e quindi emozioni di questa mattina aggiunte al premio Sulmona, che di per sé dà i brividi. Quando si canta qui è un contesto molto particolare, un'unione delle arti ai suoi massimi livelli, e insomma una giornata da vivere intensamente, devo dire. Dopo il taglio del nastro il pubblico ha visitato la rassegna. Al termine della manifestazione abbiamo intervistato il professor Raffaele Gian Antonio, infaticabile organizzatore del premio, visibilmente disteso e soddisfatto per l'indiscusso successo della manifestazione. Professor Raffaele Gian Antonio, organizzatore di tutto, insieme ad altri ovviamente, come si presenta, perché siamo ancora all'inizio, certo, perché certo. Questa è l'inaugurazione, siamo al primo round di questa 49esima edizione del premio sul mondo. Beh, il primo round ha avuto un bel knockout a favore nostro, diciamo, nel senso che penso che sia andato tutto bene, tutto liscio, c'era tantissima gente, molto qualificata, gente di fuori, artisti appunto, locali, nonostante le concomitanze che insomma, casualmente diciamo, si sono andate, ma non fa niente, perché ognuno
al suo pubblico, è bene così. Ecco, penso che è un buon viatico per questo 49esimo premio, che ha delle novità, come per esempio la, come ho avuto occasione di dire, il contest di fotografia dei giovani. È una cosa che mi piace, che abbiamo, tantissimo. Vero, ho sentito che è già un'idea lei, straordinaria. Ho sentito già parlare lei in televisione. Puntiamo molto sui giovani quest'anno, ha sentito l'intervento su Fiducia di Michele Galante, che è un giovanissimo storico dell'arte di Villalago, che è una nostra scoperta, anziché affidarci a un critico d'arte maggiormente affermato, di maggiore età, abbiamo puntato su un ragazzo, su un giovane, il che è rischioso e ha dato i suoi risultati invece oggi molto bene. Quindi credo una serata molto sentita, penso abbastanza snella, con dei momenti molto toccanti, i tuoi ricordi a Fiducia. In particolare per Paglialonga. E Paglialonga, perché Fiducia è morto nel 2011, Paglialonga l'anno scorso, quindi è ancora più aperta la ferita, diciamo così. E quindi io sono felice di aver fatto, di aver messo un altro piccolo mattone per una grande Sulmona. E poi la conclusione, il 15 di ottobre. 15 di ottobre, 15 di ottobre ci saranno i premi, ci sarà il teatro, speriamo che vada tutto bene anche lì, e è una degnissima cornice per una manifestazione che si avvia al 50esimo anniversario e non si è mai fermata, non l'ha fermata neanche il Covid 2 anni fa e neanche l'anno scorso il semi-Covid, voglio dire. Prego. Per concludere, c'è stato un intervallo, alcuni intervalli molto belli di musica preziosa, di una voce molto bella. Diciamo qualcosa su questa bellissima, certo, ragazza, certo, che ormai fa parte del premio anche lei. Certo, lei è parte del premio, Chiara, l'abbiamo dichiarato. Chiara Tarquini, che abbiamo lanciato, possiamo vantare il, come si dice in pubblicità, tentativi di imitazione, parecchi tentativi di imitazione, tante cose che abbiamo fatto. Una di queste è il fatto che Chiara canta con la sua voce spettacolare la canzone degli italiani, l'inno di Mameli, insomma, che è cantato da lei, è un qualche cosa che muove veramente l'italianità che abbiamo. Cantato anche all'estero negli ultimi anni. E il valore internazionale, grande medico, grande coraggio di donna, perché è stata in prima linea contro il Covid, ha il suo posto, diciamo, stabile, quindi la fissità, come direbbe, è una vincitrice, noi siamo contenti di averli con noi. Quest'anno abbiamo cambiato, non abbiamo fatto chiudere il premio, ma l'abbiamo fatto aprire, proprio per farci dare una spinta ancora più forte da Chiara. Al teatro una piccola sorpresa. Invitiamola pure alla conclusione. Alla conclusione una piccola sorpresa ci sarà, perché questo è l'anno delle sorprese giovani. Appuntamento dunque al 15 ottobre per la cerimonia di premiazione e conclusione dell'evento.